Professor Spaggiari, in tutto questo il punto di contatto tra genetica, cioè tra epigenetica e campo elettromagnetico, e quale potrebbe essere? Cioè, mi riferisco alla cimatica, no? Magari a questa fase, queste due identiche informazioni che su un piano diverso le visualizziamo in maniera diversa. Quindi quel campo elettromagnetico potrebbe essere quello che di fatto vediamo biochimicamente nel DNA, due modi diversi di osservare lo stesso evento, cioè nella realtà. Non so se sono stato chiaro nella domanda. Sì, è stato, perlomeno penso di averla capita. Allora, sì, devo parlare. Anche, dunque, devo dire che la questione che il DNA è sostanzialmente un'antenna, c'è il punto oscillante. Ma il DNA, ha spiegato molto bene Burcio, spostati di qua, fa, sì, vero, è anche un elemento fondamentale nella regolazione, meglio, non è vero, l'ha spiegato meglio lui, nel senso che questi geni sono in qualche modo influenzati dall'ambiente. E l'ambiente che cos'è? L'alimentazione, sì, il fatto che ci sono integratori o farmaci che possono influenzare, sì, campi elettromagnetici, ovviamente sì. Quindi il DNA ormai per noi ricercatori è visto come un insieme di reazioni che sono da una parte biochimiche e, come vi ho detto, sono sacrosante. Io ho cercato di dimostrare però perché quelle reazioni avvengono, e se non ci fosse stata la spiegazione che vi ho fatto dei campi elettromagnetici, guardate che i medici, i biochimici non avrebbero mai potuto spiegare come vi ho spiegato io. Allora, per me ormai c'è un'interconnessione stretta da quelli che sono aspetti biochimici da una parte e biofisici dall'altra. Ho detto, io ormai ragiono in maniera tale da non distinguere più qual è predominante, l'aspetto predominante biochimico o biofisico. Io tratto tutto nello stesso modo, ma quello che mi fa piacere, visto che io come prima laurea ho fatto fisica, non ho fatto medicina, è che medici veri, ricercatori, cominciano a venire da questa parte. Perché se continuo a dirlo io lo dico nell'università, lo dico nei convegni, lo dico, e lo dico anche con molta diplomazia. Ma non può essere sempre solo lo Spaggiari che dice questi concetti, perché sennò sembra una fisima. No, lo dicono loro, e loro hanno cominciato a capire che nella medicina moderna ci deve essere un cambio di paradigma che diventa essenziale per spiegare i fenomeni che a questo punto la medicina moderna non riesce a spiegare. Tutto qua. Il programma sul piano biochimico può essere un programma sul piano informazionale, ma lavorano insieme sul DNA. Ovvio. Infatti non a caso. Dunque, io nel mio curriculum, che è un curriculum decisamente ricco, nel momento in cui io mi sono laureato come seconda laurea in medicina e ho finito la specialità, io insegno medicina dello sport, che poi è la clinica però esasperata, perché nello sportivo pretendiamo prestazioni sempre più incredibili. Io sono stato al Consiglio Nazionale della Ricerca, al vertice del CNR, e devo dire che pur il CNR avendo degli istituti di ricerca che sono veramente il massimo della ricerca che possiamo avere, perché nelle università nostre italiane i finanziamenti di ricerca sono zero. Cioè, il finanziamento serve per pagare i professori universitari, basta, la ricerca non ce n'è, se non ci fosse il CNR. Ma io avevo notato
che quando tu parli con i medici, anche a quel tempo, quindi parliamo di 25 anni fa, era difficile rapportarsi, perché il medico ha studiato, come ho studiato io, 6 anni di medicina lì, e noi siamo stati, come dire, ci hanno inculcato delle norme, delle regole, delle logiche che non sono più quelle giuste. L'ha detto bene, con lucidità, Rai Burgio. E io che mi rapportavo con loro, e io ero al vertice del Consiglio Nazionale della Ricerca, non è che ero il portiere, e tutti svicolavano, perché dicevo, ma scusa, ma se tu prendi il fegato, quel fegato lì ci avrà massa fegato, sì o no? Sì, certo. E perché tu continui a dire che il fegato fa certe cose? Ma se c'è la massa vuol dire che c'è energia, e se c'è energia vuol dire che c'è frequenza, ovvero emette onde elettromagnetiche. Arriva la Rita Levi-Montalcini. La Rita Levi-Montalcini era una esponente importantissima del Consiglio Nazionale della Ricerca. Voi sapete che ha preso il 9, e a questo punto perché ha preso il 9? Perché è lei per prima che ha ipotizzato che al di là dei trasferimenti di informazione tra un neurone e l'altro, anche di tipo biochimico, c'era il collegamento biofisico. Quelli lì si trasferiscono informazioni come si trasferisce un computer. Si può fare. E allora io ho cominciato a dire, si apre una porta, e adesso si apre una porta con i pediatri, si apre una porta con i clinici, si apre una porta con un sacco di gente, che comincia a capire che forse noi adesso cambiamo il paradigma e rientriamo nel giusto. Grazie. Grazie, senatore Bandini. Grazie a... Mentre voi stavate ascoltando il professore, sto facendo questo test, ecco, il test così si fa in 10 secondi test, e la risposta sia in 12 minuti. E vi diciamo come state. Quindi se uno lo vuol fare, poi deve avere la pazienza di 12 minuti e ascoltare il suo risultato. Aspettate 12 minuti e siamo a posto. Cosa accade? Quando parliamo di epigenetica col professore, c'è il professore? Quale? Epigenetico? Allora, ho sempre avuto, caro Ernesto, una curiosità. Quando io comunque prendo un campione di qualcosa e lo mando in giro per il mondo proprio, per mappare, per capire se questo campione e quella persona quindi ha o non ha un problema, comunque anche il campione che io faccio girare ha un'influenza epigenetica, sia da un punto di vista ambientale che strumenti che fanno un tipo di analisi in quel campione. Può essere così o no? Ecco, cioè, è la mia curiosità, ecco. Perché quando si parla di epigenetica, però il campione che io mando in giro dall'altra parte del mondo avrà un'influenza epigenetica? C'è un microfono? Sì. Allora io, come dire, credo che sia importante fare il punto dopo una giornata come questa, che siamo veramente... coinvolti e direi quasi un po' sconvolti dal fatto che siamo tutti d'accordo in modo diverso che siamo di fronte a un cambiamento radicale di questo modello. Oggi si dice paradigma tendenzialmente è il modello accettato, quello che noi stiamo mettendo in campo è un modello diverso da quelli dominanti. Questo modello è in fieri, questo è importante che però ce ne si renda conto, cioè mentre da un lato è facile riconoscere i bias e i limiti del modello finora accettato dalla comunità scientifica, non è facile sostituirlo. Però io vi chiederei, se dobbiamo fare un'interlocuzione, parliamo tutti, Mauro,
scusate, ma non si riesce, cioè era il tentativo, la richiesta di Giorgio, io non mi sento di rispondere in modo univoco, vorrei che chiudiamo questa giornata molto bella, secondo me, con un piccolo brainstorming, facciamo un po' il punto. L'idea che le informazioni, tra virgolette, siano state troppo rapidamente descritte in modo riduzionista, determinista, biochimico, eccetera, a partire dagli anni 20 con Morgan, poi gli anni 40-50, poi a un certo punto sicuramente c'è stato un collegamento tra l'idea della macchina di Turing, la cibernetica e la biologia, tutto questo credo che siano stati dei passaggi potenzialmente utili che però hanno portato a un modello che è stato purtroppo irrigidito dalle esigenze di tipo, si potrebbe anche dire economico, ma insomma capita questo, il sistema si blocca, non si va più avanti. Ora però collegando quello che ha detto Mauro, quello che ha detto Pier Mario, quello che abbiamo detto noi su quello che sta evidentemente emergendo, noi non siamo, e vorrei sottolinearlo, al punto in cui possiamo dire buttiamo via la medicina molecolare, la medicina riduzionista, sostituiamola con una in cui la biofisica è altrettanto importante della biochimica, cioè non siamo a questo. Perché? Perché la gran parte delle idee che stiamo mettendo in campo devono essere ovviamente verificate mediante comunque dei passaggi che sono quelli di una scienza che è comunque quella ancora galileiana e che non è sostituibile. Quindi possibilità di verificare e falsificare tutto quello che in qualche modo intuiamo essere interessante. Ora, il fatto che probabilmente il DNA agisca come anche, oltre che come un produttore di proteine o di RNA minori, anche come un'antenna frattale, che possa essere continuamente informato e che reagisca come un sistema molecolare in cui il DNA è solo un database, il fatto che il DNA sia in qualche modo continuamente istruito e abbia una sequenza mobile che è fondamentale, il fatto che abbia un software epigenetico, tutto questo noi lo dobbiamo mettere insieme adesso e dobbiamo cercare di dimostrare, primo, che questo campo associato al DNA in ogni cellula, perché è chiaro che non c'è nulla nell'universo, compreso un atomo, che non vada descritto in questo modo, qualsiasi parte, anche minima, della materia, lo sappiamo, è energia, sappiamo che emette vibrazioni, le dobbiamo. Ora da qui però a dire siamo già in grado di misurarle, tra virgolette, di definire il valore quantitativo e qualitativo, perché a questo punto bisogna anche entrare in un dibattito che non è secondario, secondo cui le cosiddette scienze dure, la fisica e la chimica, sono puramente quantitative, la biologia no. La biologia fa la storia, si basa sulla storia individuale. La biologia non può essere facilmente, e neanche la psicologia, le cosiddette scienze molli, cosiddette, in alternativa a quelle dure, rimangono. Non è facile dare un valore quantitativo duro, di tipo statistico e matematico, a quello che noi vediamo in biologia. Quindi siamo in un momento in cui dobbiamo dire non è più sufficiente ragionare in quel modo, dobbiamo sostituirlo. Ora, è interessantissimo quello che cerchiamo di capire insieme, io continuo a dire cerchiamo di capire, sul fatto che ponendo per esempio una parte del nostro organismo, in particolare i capelli hanno una caratteristica, essendo una parte di tessuto che ha una lunga esposizione a fattori per esempio biologici e comunque tutto quello che abbiamo in circolo per mesi, sono interessanti perché a differenza di altri organi o tessuti ricevono informazioni di medio-lungo termine, però a mio parere è ancora molto presto per dire che cosa significa che noi troviamo qualcosa in più nei capelli di uno piuttosto che in un altro, significa che quello è stato più esposto per esempio a una sostanza tossica o significa che quella persona per una serie di motivi riesce a ridurre per esempio, diciamo, a liberarsi della sostanza tossica, perché di fatto il capello serve anche a questo. Come si fa a distinguere, allora a mio parere è molto interessante questa nuova tecnologia, in futuro andrà prima di tutto studiata secondo questi modelli nuovi, poi andrà messa insieme con coorti significative
in cui si vede i risultati concordano con quelli per esempio del sangue, con quelli delle urine, facendo un follow up, i cambiamenti, cioè si cerca di sempre in campo scientifico di falsificare i dati per vedere la portata di un'innovazione. Quindi siamo in una fase, a mio parere, di estremo interesse perché c'è una novità e una possibilità di valutare in tempo diretto una serie di fattori di memoria cellulare che non è facile valutare altrimenti. La portata di questa, diciamo, nuova modalità di valutazione la capiremo nel tempo, per ora è preziosa nella sua potenzialità. La possibilità di verifica, a mio parere, ancora ci sono, ma non sono state saggiate in maniera definitiva e neanche definita, perché significa veramente incrociare i dati con tanti altri, fare un follow up e vedere. Perché chiaramente uno ti può dire, va bene, adesso fatelo, poi fatelo fra 6 ore, fatelo fra 2 giorni, fatelo fra 4 giorni e vi dimostro che cambia tutto. Questo dobbiamo stare attenti adesso, dobbiamo fare. Quindi a mio parere siamo nella fase di qualcosa di molto interessante che va verificato e falsificato, come in campo scientifico non se ne può uscire da questa esigenza. Quindi molto sinceramente siamo qui a dire un modello, non dico ha fallito, però sta dimostrando le sue carenze, stiamo mettendo insieme tutti noi in modo diverso un modello nuovo, ora dobbiamo tutto quello che ne fa parte verificarlo con grande attenzione. Nel frattempo dobbiamo anche ovviamente usarlo, perché per esempio il fatto, e mi risulta che per esempio tanti bambini o tante patologie croniche, anche di tipo tumorale, sia con cell food, sia con i prodotti di cui ha parlato Pier Mario, eccetera, cominciano a stare molto meglio. Questa è talmente importante che tutto il resto, però nello stesso tempo, adesso dobbiamo capire, proprio fino a 20 minuti fa ci hanno detto queste 3 bambine che sono seguite per disturbo di spettro autistico, che sono nettamente migliorate perché hanno fatto questa terapia, meraviglioso, ma non basta. Ora dobbiamo capire che cosa è successo, fare un'anamnesi, andare a vedere, proporre la stessa cosa a vari bambini, mettere in doppio cieco, cioè bisogna fare la fase di verifica, se no prima o poi tutto questo ti dicono, vabbè, ma voi non fate scienza, voi avete anche interessi. Ora è legittimo avere anche interessi, però insomma è importantissimo che chi lavora in questo campo faccia tutte le verifiche del caso. A mio parere è, come abbiamo visto oggi, perché è stato talmente bello un susseguirsi di, anche secondo me, di intuizioni e di modalità, direi geniali, di proporre un'alternativa. Però siamo a questa fase di passaggio, speriamo che tutto questo va con la consapevolezza che in campo scientifico non c'è mai una verità definitiva. Ci sono sempre stadi, quello che stiamo facendo adesso, domani ci sembrerà anche quello sbagliato o insufficiente. Però insomma, questo a me pare che oggi per esempio è stato molto bello. Abbiamo tutti partecipato di un evento in cui ogni pezzo, senza avere minimamente concordato prima, perché ognuno di noi ha vite diverse, percorsi diversi, eccetera, però arriviamo qui e poi ci troviamo con questa sintonia che credo che abbiate tutti apprezzato, io per primo, perché non era attesa, non è programmata, non è costruita, quindi c'è qualcosa che già, questa è una piccola verifica, ecco, secondo me. Però al di là di questo...